Ci sono decine, centinaia di persone che in questo momento non è che non hanno un reddito minimo di cittadinanza, non hanno di che mangiare a pranzo e a cena. Ci sono degli anziani non autosufficienti che per poter ottenere l'assegno di accompagnamento di 400 euro al mese devono avere il 110% di invalidità, non più neanche soltanto il 100, perché l'INPS non glielo paga. Di fronte a queste situazioni, parlare di egoismo mi sembra un attimino riduttivo. Quando poi vedono arrivare minori stranieri, profughi, per i quali si spendono 1.500, 2.000, 3.000 euro al mese nel caso dei minori stranieri accompagnati, allora cosa sta succedendo? Sta succedendo che in nome della iperaccoglienza, perché un conto è l'accoglienza per coloro i quali hanno diritto d'asilo e ci mancherebbe altro, ma l'accoglienza a tutti indiscriminatamente sta creando percorsi e dinamiche sulle quali si innesta sempre di più ingiustizia sociale. Cioè il fenomeno dell'immigrazione sta creando ingiustizia sociale nel nostro paese. Se non ci rendiamo conto di questo, non andiamo da nessuna parte e i problemi non li risolveremo mai.